Dopo il recente scandalo che ha coinvolto alcune fra le più note marche alimentari, si moltiplicano gli interrogativi sulla qualità e la genuinità dei cibi che quotidianamente arrivano sulla nostra tavola. Come possiamo sapere che cosa contengono le confezioni di cibo che acquistiamo? I ravennati sembrano essere molto attenti al controllo delle etichette, ma restano numerose perplessità. Non sempre, a volte sì. A volte in alcuni prodotti guardo l'etichetta, soprattutto la provenienza. La prima cosa, prima di comprare, vedo sempre l'etichetta. Il cliente più che altro guarda la scadenza. La scadenza è una cosa molto sentita dal cliente, ma le paroline, le scritture piccoline, che quasi invisibili, che le fanno posta, la persona più anziana non ci guarda. No, guardo la scadenza, però se devo guardare la composizione, no, devo dire sinceramente no. Sempre, ma per un semplice motivo, perché mia figlia è celiaca e spesso e volentieri cerco i prodotti dove non c'è il glutine. Dopo le recenti frodi alimentari, lei si fida ancora delle grandi marche? Ma sì, direi di sì. Cerco di fidarmi. No, non uso di solito le grandi marche, cerco di prendere i prodotti, parto dalle materie prime per cucinare, uso pochissima roba confezionata. Ma adesso un po' di fiducia bisogna averla, dai, adesso proprio. Noi lavoriamo più che altro con le marche, non è mai successo niente. Sono sempre stata molto attenta io, e quando anche con le grandi marche leggo sempre bene le etichette, e certe cose preferisco farle a casa comunque. Oh, Elia. Insomma, una cosa giusta anche quello, perché ogni tanto si sente qualche scandalo, per cui uno è anche un po' scettico, per cui non sempre, insomma, cerco così, un po' sì, un po' no, ecco. Sì, adesso le grandi marche tipo la Coop e la Conad, secondo me, hanno dei prodotti molto buoni. Leggo le etichette e non mi fido delle marche, perché la Nestlé io da tanti anni che non uso più, da quando c'è stato il precedente scandalo. Oddio, no, non tanto, però delle volte siamo obbligati a prenderli, per esempio la pasta, quelle cose lì, io altri questi tortellini io non li prendo mai. Lei pensa che ci vorrebbero delle leggi più severe, o le leggi ci sono e magari non vengono rispettate? Le leggi ci sono, secondo me. Però ogni tanto qualcuno... Ma più delle volte ci sono e non vengono rispettate, oppure ci sono pochi controlli, perché se ci fossero i controlli giusti magari certe cose non succederebbero. Ma cosa vuole, signorina? Fanno le leggi e poi non fanno i controlli? Cosa servono le leggi? E poi se li trovano non li mettono in galera sempre a vita? Penso che le leggi ci siano, ma non vengono ascoltate. Per proteggere la sua salute ha qualche strategia, tipo comprare le cose sempre nello stesso posto? No. Dove mi trovo, insomma, compro, ecco, ma sempre prodotti certamente un po' di qualità, penso di scegliere. Sì, sì. Vado pochissimo nei supermercati, vado solo a prendere detersivi, carte varie, ma sui generi alimentari vado nei negozi di fiducia. Ma io adesso compro tantissima verdura, tanta frutta, però non sempre nello stesso posto. Vado dai contadini perché abito in campagna, però per il resto... No, io non mi fido mai di nessuno. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.